Siamo qui oggi con Alessandro Castelli a fare questa ulteriore disamina di quello che è successo in questi 60 anni di storia dell'Atletica Saronno. Alessandro Castelli, venuto da Milano per farci una cortesia e per renderci la sua testimonianza, è un nome importante dell'Atletica e adesso andremo a sfrucugliare nella sua storia, immagino, tante cose fatte a Saronno, ma anche tante cose fatte o da fare nell'atletica italiana. Bene, cominciamo a presentarci. Chi è nell'atletica Alessandro Castelli? Dunque, io ho scoperto l'atletica a Piesaronno, perché venivo qui alle scuole superiori, avevo fatto una campestre scolastica andando benino e quindi qualcuno mi segnalò a Piesaronno, allora l'allenatore era il professor Cesari, mi convinse a tesserarmi per Saronno e iniziai qui a fare le prime gare. E devo dire che ho un ricordo bellissimo. 1900, perché 1960, qui... il contatto avvenne nel 66, quando io feci le prime campezze scolastiche. E poi mi tesserai per Saronno, ma in maniera, come dire, studiata. Quindi aspettammo a fare il tesseramento per poter fare qualche gara per noi tesserati, nella primavera del 67. Quindi ho fatto il tesserato per Saronno per 3 anni. E ho iniziato qua, è stato per me uno scoprire l'atletica, scoprire l'umanità dell'atletica e soprattutto di Cesari, e con lui cominciare una carriera di prima nei 400 e poi con qualche assaggio subito sul mezzo fondo. Quindi a Saronno 67, 68 e 69. Un anno da allievo, 2 anni da juniores. E dopo? E poi ci fu il corteggiamento della SNIA, che allora era il club di elite, soprattutto dei quattrocentisti, avevano una squadra forte in generale, ma soprattutto sui quattrocentisti, e quindi io che andavo bene anche nei 400, fui corteggiato e accettai il corteggiamento SNIA. Però sono rimasto molto affezionato a Saronno, alla vita Saronno e a questa realtà societaria che tuttora è uno dei pilastri dell'atletica italiana. Proseguiamo, grazie per i pilastri. Poi parliamo dei pilastri che sono rimasti. Proseguiamo, passi alla SNIA. Passo alla SNIA. Cambi anche la distanza. No, alla SNIA ho fatto il primo anno da quattrocentista. Infatti ho vinto il titolo italiano junior di 400 nel 70. E poi per un infortunio mi trovai costretto a provare a fare degli allenamenti un po' più rallentati rispetto a quelli da velocista o quattrocentista, e quindi vinsi a sorpresa per gli altri, perché io in realtà ci credevo, il titolo italiano degli 800 assoluto nel 71. A Roma, davanti a Del Buono. E quindi da lì diventai più 800ista, e quindi è chiaro che poi, pur mantenendo l'abbinata 400-800, i tentativi di andare a fare i 1500 li ho fatti, ma pur arrivando a un buon tempo, se non ricordo male, 3,48 e 8 e 9, però insomma non mi riuscivo. Quante maglie della nazionale? E qui ricordo, adesso ho guardato l'appunto prima, sì, ricordo anche il numero 8 di maglie nazionali. Non ricordo se quell'8 comprende anche le juniores, perché alcune juniores le feci con la maglia di Saronno. Le prime convocazioni in maglia azzurra, juniores, erano con la, tenni, con la maglia dell'Atletica Saronno Libertas. Nel 67-68, sì. E quando abbiamo speso le scarpe al chiodo? Le scarpe al chiodo le ho pese nel 78. 78, perché poi mi sono laureato in ingegneria nel 76, ho iniziato a lavorare, quindi insomma a fare il lavoro e continuare ad allenarsi. E però l'atletica non l'hai abbandonata. Perché però poi l'atletica non l'ho abbandonata. E poi faccio una rapida scorsa di tutto quello che hai fatto nell'atletica dal 78 ad adesso, perché ci serve, almeno abbiamo inquadrato chi sei. Però devo dire che non l'ho abbandonata, perché io nell'esperienza di Saronno ebbi modo di avere dei dirigenti che mi affascinarono fino all'inizio. Ricordo con grande affetto Dozio, ricordo il mio amico Pierluigi Migliorini, che tuttora è un dirigente sempre impegnato nell'atletica, e quindi ebbi come riferimenti loro, e quindi capì già allora che nell'atletica, ovviamente l'atletica si fa per gli atleti, eccetera, però i club sono fondamentali e hanno bisogno di dirigenti. E quindi da questo punto di vista, dentro di me, pensai che non avendo le qualità per fare l'allenatore, forse neanche
le caratteristiche, come dire, umane e tecniche di fare allenatore, dentro di me mi convinsi che se volevo continuare nel mondo dell'atletica ero la dirigente, con un riferimento sugli dirigenti che conobbi all'epoca. Prima di andare, no, faccio un escurso di quello che hai fatto, perché è importante per... Io smisi nel 78 di fare l'atleta con la SNIA e rimasi nel mondo SNIA per 3 anni, 4 anni come dirigente. Poi lasciai la SNIA e accettai l'invito di Cusminano, che aveva la scuola di atletica ai minimi termini, quindi mi affidarono il ruolo di rilanciare l'atletica a Cusminano, quindi dall'82, 83 se non ricordo male, ad oggi. Sono stato e sono dirigente del Cusminano, prima per l'atletica e adesso per il Cusminano generale. E all'interno della FIDA? In parallelo feci un'esperienza, anche qui come mio riferimento è sempre stato per Luigi Migliorini, in comitato regionale. Quindi già nell'83-84 entrai in comitato regionale come consigliere, poi come vicepresidente e poi capitò anche di arrivare a Roma nella FIDA nazionale, dove ho fatto 2 esperienze, la prima nel 92-94 come consigliere vicepresidente di FIDA nazionale e poi nel 2008-12 come consigliere nazionale durante l'ultima presidenza resa. Bene, abbiamo descritto un uomo che ha percorso... Ne avevo anche lavorato. No, ma ci crediamo, ho fatto l'ingegnere, sicuramente, però abbiamo descritto un uomo che ha dentro il sangue ormai l'atletica, non c'è dubbio. Sarebbe bello sentire qualche considerazione sulle persone che hai detto prima, Dozio, Cesari, che sono le persone che non ci sono più, che non sono intervistabili, ma che è bello ricordare in questi 60 anni perché sono state presenze importanti. Beh, il professor Cesari è un carisma che difficilmente nel mondo di oggi qualcuno ha. Cioè, innanzitutto era una persona di grande cultura sportiva e non solo sportiva. Aveva ovviamente la sua mentalità di uomo di altri tempi, però un grande stile. Lui stava sempre in tribuna, non andava mai in campo, non l'ho mai visto vociare per tifare per uno suo atleta. Lui stava in tribuna, osservava le gare dei propri atleti e noi sapevamo che dopo la nostra prestazione andavamo a rapporto da lui per sentirci, come dire, la critica costruttiva di come avevamo interpretato la gara. Questo durante le gare, ma anche durante la settimana degli allenamenti, premesso che allora non c'era l'allenamento, come dire, quotidiano. Io con Cesari, ad esempio, credo di non sbagliare, non feci mai nessuna preparazione invernale. Allora d'inverno si era liberi, si ricominciava in fine febbraio-marzo, si facevano 3 allenamenti alla settimana e poi si facevano molte gare. Quindi io qui a Saronno avevo fatto una media di 50-55 gare all'anno, con allenamenti che cominciavano a marzo con 3 sedute settimanali e poi c'era tutta la logica di preparazione alternando la resistenza, la velocità e quant'altro. Ma c'era una grande umanità e una grande cultura che lui sapeva trasmettere ai suoi discepoli. Quindi questo è un ricordo per me indelebile. Come dirigente, quel dirigente forte di riferimento costante era indubbiamente Dozio. E Dozio era, se non ricordo male, era il segretario generale della Federazione. Certo. Però un segretario generale che molto presente. Faceva tutto. Molto presente, faceva tutto, si occupava di tutto, le trasferte, le conferme gare, insomma, era molto presente. E anche con quella giusta severità che in certi momenti comunque ci vuole, insomma, rispetto a noi giovani, diciottenni, un po' scapestrati alle volte. Dozio ci rimase molto male quando io accettai la proposta della SNIA, mentre Cesare in fondo capiva che dovevo avere questo sbocco con un club più grosso e collegato anche al mondo industriale, fra l'altro, perché facevo ingegneria, quindi poteva essere anche per me, così è stato, ho iniziato in fondo il mio mondo, la mia esperienza lavorativa, perché la SNIA in quello mi ha aiutato. E stavo dicendo che Dozio invece fu molto severo quando io lasciai l'Atletica Saronno, però sul piano umano lo ricordo comunque molto molto affettuoso e molto grato. Bene. Un ultimo pensiero al presidente di allora, Francesco Radice, che noi abbiamo già intervistato ed è per noi in qualche modo 60 anni di storia, perché Radice ha cominciato nel 56, l'atletica data 54, quindi
Radice lo ricordo come presidente molto discreto, molto, molto signorile, molto elegante. C'era questa personalità di dozio di Cesare che era molto forte, quindi lui secondo me stava dietro le righe, probabilmente faceva il regista sulle cose strategiche del club. Da atleti diciamo che vedevamo la sua presenza con molto rispetto e apprezzavamo il momento della premiazione, dello stile in cui lui conduceva la società. Però dal punto di vista di noi atleti la sua presenza era molto più discreta. Sì. Chiudiamo la parte, diciamo, memoria con qualche pensiero su come ci si allenava allora sulla Terra Rossa di Saronno, che è un'altra delle cose che è bello indagare cosa succedeva. E come detto prima, dunque qui... C'era una pista in Terra Rossa. C'era una pista in Terra Rossa, certo. Che tu, giusto rossa, per, se non giusto male, per con le strip, noi con siamo le passati corsie. All'ultima intervista dove non c'era una pista ma c'erano i San Carlini e i Sassi, questa era la descrizione 10 anni prima. Sono arrivato a Saronno che c'era già la pista in Terra Rossa e forse sono riuscito a fare una gara a Saronno, non più con la maglia di Lega Saronno, con quella della SNIA, quando già la pista era diventata di Rubco. Sì, 73, no? Sì, quindi sicuramente gareggiata. Beh, allora come vi dicevo, l'inverno per quanto mi riguarda, ma essendo quattrocentista mezzofondista, se non ricordo male, nessuno d'inverno ci faceva allenamenti. L'allenamento finivano nel mese di ottobre e si ricominciava a fine febbraio o marzo, da questi gli appuntamenti. E io facevo una 3 sedute alla settimana di allenamento. Quindi io ho fatto, non abitavo a Saronno, quindi avevo anche il problema del trasferimento, del pullman e quant'altro, però ci riuscivo a combinare le cose, eravamo un bel gruppo nutrito perché allora. Io ho un ricordo bellissimo, ad esempio, della trasferta del 68, se non ricordo male, di Coppa Italia, ci qualificammo per la finale nazionale di Coppa Italia a Roma, un gruppo di 15-18 ragazzi nelle diverse specialità, tutti molto competitivi, e la frequenza di allenamento era questa, non c'era l'allenamento giornaliero. E non c'era nemmeno di 11 mesi su 12. E non c'era nemmeno gli 11 oggi quando si fermano, diciamo che si fermano 15-20 giorni, certo, oggi. Certo, assolutamente. Però allora l'atletica era così, ma del resto si faceva, però c'è da dire che poi c'era l'attività scolastica, che allora era più rispettata di quanto non sia oggi. Perché c'era un calendario scolastico delle campestri, dei campionati studenteschi su pista, ed era incastonato nell'attività che noi facevamo. Mentre oggi l'atletica, secondo me, ha questa divisione, addirittura alle volte contrapposizione tra quelle che sono le attività scolastiche rispetto alle attività federali, cosa che non crea nessuna sinergia utile, anzi diventa quasi di danno. Mentre allora, da questo punto di vista, c'era più rispetto reciproco. Chiudiamo quindi questo pezzo di memoria e sfruttiamo la presenza appunto di un dirigente valido e da lungo tempo dell'atletica per parlare un pochino più di atletica a oggi. Osa Saronno, perché oggi non ci chiamiamo più Atletica Saronno Libertas, ho trovato in giro che ci si chiamava una volta Polisportiva Saronno Libertas, quindi oggi ci chiamiamo tutti a Saronno Osa Saronno Libertas, c'è una sola società, ci sono stati periodi sfiorati da te dove erano addirittura 3 le società, cioè ci sono stati numerosi movimenti societari all'interno dell'Atletica Saronno. Oggi l'Osa Saronno è una realtà sicuramente importante, ma si scontra evidentemente, come tutta l'atletica, ma non solo l'atletica, lo sport, con i problemi finanziari, con i soldi che mancano sempre, con le organizzazioni. Secondo te, dentro il movimento dell'atletica, una realtà come questa a Saronno, che vive di grande volontariato, che sbocchi può avere quando finiranno i volontari? I volontari non devono finire nel modo più assoluto. Qui c'è un problema di fondo dell'atletica e forse non solo dell'atletica, dello sport italiano. Che ormai noi ci siamo abituati che lo sport di un certo livello alla fine trova sbocco nei club militari. Certo. E questo toglie spazio ai club appunto civili, ai club tradizionali, storici, come lo è la realtà di Saronno. E qui c'è da fare una disamina, ma che deve partire dal mondo sportivo dell'atletica per poi portarla eventualmente sul piano più politico. Io sono convinto che se continuiamo così sarà sempre più faticoso per i club
come saranno andare avanti, trovare energie, risorse, entusiasmi e anche i quattrini. Perché quando si arriva a un certo livello diventa automatico dire voi avete Perini, che è un atleta eccezionale, che in un mondo un po' diverso forse è un atleta perfetto per stare sempre a Saronno. Bisogna tutto trovare uno sbocco, come l'Aeronautica militare. No? Certo. Ma questo schema non dà futuro e toglie entusiasmo, secondo me, da una parte allo sport di base, ma quantomeno lo sport invece non di base, quello di qualità, che deve trovare spazio anche nella società civile. E qui non ci sono più le condizioni. Io quando anni fa per il CUS Milano cercai uno sponsor, ero vicino all'accordo per l'atletica, e poi lo sponsor mi disse ma chi sono i concorrenti, gli avversari, le squadre, i competitor? E io ho cominciato. Il Ministero della Difesa, il Ministero della Finanza, il Ministero, tutti i ministeri. Però è chiaro che il club, lo sponsor privato quasi quasi si impaurisce rispetto certo. A questo tipo di concorrenza, no? Adesso non voglio farla troppo difficile, però io credo che l'atletica innanzitutto deve cominciare a riesaminarsi sulle sue regole, perché sono le regole che poi danno gli sbocchi anche al volontariato. La prima regola, noi siamo convinti che è giusto che i nostri club, che hanno poca struttura, pochi quattrini, tanto entusiasmo, ma alle volte l'entusiasmo viene anche un po' meno, possono andare avanti, occuparsi di tutto, dall'attività di base dell'asilo quasi, fino all'attività di vertice, no, perché il vertice l'abbiamo già abbandonato. E quindi bisogna ripensare se non vale la pena fare veramente che l'attività di base sia quella della scuola, e solo della scuola. E noi come club dell'atletica tesserare da una certa età in avanti. E non sto dicendo un'utopia, perché in Francia è così. In Francia fino a 14 anni la federazione non tessera nessuno, perché fino a 14 anni si fa l'atletica nelle scuole e il calendario è quello delle scuole. E i club sono di fianco alle scuole per dare il supporto tecnico, gli allenatori e quant'altro, ma nelle scuole, senza invadere quel campo. E poi raccolgono a 14 anni, 15 anni e cominciano a fare l'attività specialistica con delle prospettive e trovano anche finanziamenti, tra l'altro, che in parte aiuta anche lo Stato. Se noi pensiamo che oggi nell'atletica lo Stato spende quello che spende per avere i club militari che ha, che numero approssimativo vuol dire 500 atleti, oggi 500 atleti di atletica sono a carico dello Stato tramite i club militari. Dei 500 atleti di questa specie, in 50 vanno a fare i Olimpiadi, i campionati mondiali, europei. Il rapporto di efficienza è evidente che è bassissimo. Ora, lo Stato potrebbe da una parte risparmiare, parte di quel risparmio riversare attraverso la federazione sui club che hanno gli atleti, come dire, i probabili olimpici, i probabili dei campionati del mondo, dei campionati europei. Cioè, bisogna cambiare il meccanismo. Io ne sono profondamente convinto di questo. Mi viene dal cuore questa domanda, ma questa qui è una voce nel deserto, è un pensiero che corre da qualche parte. Per ora devo dire che mi sento molto solitario in queste riflessioni, perché poi sul quotidiano è chiaro che io per primo, se ho un atleta anche forte che ha un'opportunità con un club militare, come faccio a dirgli no, non andare, certo. E rinunciare a essere inquadrato come dipendente dello Stato, quindi è chiaro che l'argomento è molto difficile e va fatto con una certa visione che non si può fare dalla mattina alla sera. Però credo che il mondo dell'atletica su questo debba dibattere, insomma, debba approfondire. Che poi l'altra strada, la via parallela, e qui può sembrare che sono un po' parte interessata, è chiaro che il mondo dell'università, cioè l'atletica è uno sport tipicamente anche universitario. Guai a dire a un nostro ragazzo che può fare bei risultati in atletica, smetti di studiare che devi fare atletica. No, continua a studiare perché puoi continuare a fare atletica, oppure fai atletica perché puoi continuare a studiare, a differenza di forse di qualche altro sport. E quindi è chiaro che noi dobbiamo avere in parallelo al discorso di grandissimo vertice, per quei 50, 60, 70 atleti, l'opzione diciamo, dei club militari, avere i club in qualche modo collegati al mondo universitario con borsa di studio, con facilitazioni per gli esami e quant'altro, in modo che ci sia un altro tipo di sinergia utile per i nostri giovani, che devono poi abituarsi a fare le esperienze di sport
per sapersi confrontare con gli avversari, rispettare le regole, essere, come dire, competitivi nella maniera giusta, perché la vita è fatta poi anche di competizione, insomma, senza voler esasperare il concetto. Bene, andiamo a chiudere. Ti ho annoiato. No, anzi, secondo me siamo andati avanti. Andiamo a chiudere semplicemente perché ci diamo dei tempi a queste cose. Un primo pensiero che è un pensiero di fondo, un atleta di cui ti ricordi della Osa Saronno da lasciare qui, sei arrivato qui e hai visto qualcuno e hai detto oh, un atleta saronese, di quei tuoi coetanei. Beh, dunque io perché ho un amico che ha fatto con me un percorso parallelo in quanto assieme lasciamo Federico Saronno per andare in SNIA, che era Luigi Berretta, velocista. Assieme ci fu questo trasferimento che all'epoca era una notizia, cioè il trasferimento di Berretta e Castelli da Saronno alla SNIA andò sulla Gazzetta dello Sport, i due giovani, eccetera, eccetera. E poi ho tanti ricordi di tanti altri amici, alcuni che non sono più con noi, di cui ho dei ricordi molto belli, di trasferte, tanto penso a Banfi, penso a Barca, penso a Borghi, che era nello statalista, insomma. Tanti bei ricordi. Bene. E perché uno deve venire a fare atletica alla Osa dopo 60 anni? Perché l'Osa è rimasto comunque... Sì, è facile come risposta, però... A Saronno è ricordata per tante cose, partendo dall'amaretto, no? E per tante altre realtà, ma il mondo dell'atletica, quando si dice Saronno, pensa all'atletica Saronno una volta e oggi pensa all'Osa Saronno. E sa che qua c'è un club strutturato che ogni anno fa tanta attività non solo come reclutamento e come atleti, che poi alcuni arrivano anche a risultati molto importanti, ma anche come attività organizzativa. Io da presidente regionale della FINAL ricordo che quando c'era qualche gara da organizzare e non sapevamo a chi proporla, sapevamo che Saronno trovavamo una soluzione sicura, per non dire dell'attività indoor. Saronno per anni è un riferimento indoor per quanto riguarda l'attività regionale, ma non solo regionale. Quindi quanti meriti è facile riconoscere a Saronno sul fronte dell'atletica. Grazie. Grazie a voi.